Alla vigilia delle feste di Pasqua, in molti ristoranti si registra il tutto esaurito, ristoratori soddisfatti da un lato, ma preoccupanti per la carenza di personale. Questo è ormai da diversi anni che noi andiamo alla ricerca del personale, diciamo, semiprofessionale per le nostre strutture turistiche e ricettive. Purtroppo dobbiamo prenderne atto che c'è molta carenza di questa, diciamo, managerialità, non solo di risorse umane. Che cosa noi faremo? L'8 aprile abbiamo indetto il Talent Day presso il Grand Hotel Adriatico con l'Istituto Alberghieri della Regione Abruzzo. L'incontro è tra il personale del quarto anno scolastico, nonché con gli imprenditori del nostro settore per trovare le forme di collaborazione. Chiaramente è chiaro che adesso noi dobbiamo continuare a formare sempre di più questa figura, diciamo, di multiservizi che serve all'interno della struttura, delle strutture della ricettività, del pubblico esercizio. E con l'arrivo della stagione estiva, che si prospetta favorevole da parte degli imprenditori del settore, aumentano le richieste di figure professionali specifiche come cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli, camerieri e operatori di sala. È venuta una persona 2 giorni, poi è scomparsa, proprio scomparsa senza. Speriamo che la prossima settimana devono arrivare altre 2 persone nuove, speriamo che vada meglio. Ecco, io sono ottimista, ma dopo l'esperienza dell'anno scorso ho forti dubbi. Dorazio, le figure professionali maggiormente ricercate, camerieri, aiuto ai cuochi, addetto personale in cucina. Beh, a 360 gradi, dalla spiaggia, aiuto cuoco, cucina e pizzeria, ma anche al bar, perché è una figura molto importante, è front office del nostro lavoro. Padovano, spesso si parla di giovani poco dediti al sacrificio, poco come dire, disponibili al lavoro, ma qualche volta si parla anche di imprenditori che se ne approfittano pagando veramente poco questi ragazzi. Dov'è la verità? La verità sta in mezzo, comunque. Comunque noi rappresentiamo gli imprenditori che rispettano il nostro contratto di lavoro fatto con la triplice CGIL, CISL e UIL. Abbiamo un contratto, lo stiamo rinnovando e ai nostri imprenditori diciamo che le cose vanno fatte con il rispetto delle norme e delle leggi. Poi chiaramente sul territorio ci sono imprenditori e imprenditori, sono anche imprenditori che aprono oggi e chiudono fra un anno.